parti. Oggi a Liguria Web TV ad Amici per la Coda ci siamo noi. Fantastico. Fantastico. Chi volevate d'altronde oggi come ultima puntata di questa stagione? Hanno già spento, esatto. Basta. No, vi prego, arrivate fino alla fine perché sennò non vale. Esatto, non ci danno cibo, ricordatevi che noi siamo qua per il cibo, oltre che per voi ovviamente per raccontare le vostre storie, esatto. Ma siamo qua per il cibo. Oggi abbiamo deciso ovviamente di ringraziare tutte le persone che hanno dedicato a noi ovviamente il tempo per venire. Quelle che ci guardano, quelle che condividono la trasmissione, perché senza tutta questa macchina noi non arriviamo al nostro scopo, come diceva giustamente Marti, di prendere pappa, il cibo per i nostri cani randagi. E la terza stagione, tu l'avresti detto? No, infatti quando ho stampato ieri sera l'elenco degli ospiti, perché eravamo intenzionati a ringraziarli uno per certo. Uno, sono tanti, effettivamente siamo già alla terza stagione e uno per uno mi sa che non ce la facciamo. Non ci riusciamo, no. Però le ricorderemo qua sì. E là, anche perché sì. La cosa che volevamo appunto anche ricordare sono tante piccole cose che sono successe dietro le telecamere, così si dice, con gli ospiti. Perché poi ovviamente, no, lo sapete, non è il nostro lavoro, noi facciamo del nostro meglio, ma esce tutto questo, più di così non siamo ancora capaci. Per ora. E i nostri concorsi, dai, abbiamo avuto un successo. Sì, beh, diciamo che i concorsi ti devi prendere il merito, capo, lo sai, sì, è però, quasi tutto merito tuo. No, non è vero, però che la condivisione, no, certo. Poi il fatto così ci hai pensato te, anche perché come lo dico, oggi ringrazio ancora Martina, perché tutta quella parte tecnologica viene curata da lei, come viene curata da lei tutti i rapporti con la regia di Roma, che ringraziamo perché anche loro ci sopportano, cercano di mettere a posto le nostre cose fatte un po' così. Esatto. Però il concorso delle crocchette, dei disegni, ma soprattutto le foto, Marti. Le foto che è andata benissimo, effettivamente. Quindi l'idea di base è sempre del capo, noi poi cerchiamo in qualche modo di passare la voce, condividere come fate ovviamente voi e vi ringraziamo ovviamente perché questo successo è sempre solo grazie a voi. Quindi crocchette, foto, i disegni dei bambini, chissà, è stata carina. Chissà a settembre cosa si studia. Sì, qualcosa di diverso. Però adesso, Marti, lo so che tu non vuoi, vorrei ricordare alcune cose che sono successe perché i nostri amici dopo le puntate ci scrivono, anzi fatelo anche voi in posta così chiedete. Però sono successe, Marti, io quella che ricordo e continuo a dire, raccontare ai bambini è che in una puntata, dovete andarla a cercare, avevamo i nostri pesci. Che a parte portarli, no, perché faceva un caldo esagerato, Martina è arrivata con la macchina che era già disperata. Durante la trasmissione il pesce, presumo maschio penso. Pensiamo, boccheggiava. Sì. Quindi tutte e due siamo imbarazzatissime. Cerchiamo di coprire il pesce che è a galla. Eravamo così praticamente, non far vedere il pesce, non far vedere. Ma la cosa bella è, finita la trasmissione, Martina che parte veramente con una croce rossina, va alla macchinetta dell'acqua, prende l'acqua fresca, rianima il pesce. Cioè, noi ridevamo, era una situazione, il pesce sta bene, però noi non ce la facevamo più. Mi faceva pena, scusate, ma tra cioè, il trasporto, il caldo e tutto, giustamente. Sì, però tutto questo che ci scusiamo con gli ospiti, perché noi quegli ospiti lì non sappiamo neanche, non li abbiamo neanche salutati, in quanto il pesce aveva bisogno della rianimazione. Dovevo salvare il pesce, esatto. Sì, scusa, ma ti ricordi invece quella puntata che tra una e l'altra ti stavi cambiando e sei rimasta incastrata nel vestito? No, lì... Cioè, sembra... Salvami, era così in mezzo al vestito, salvami. No, ma perché mi ero messa... Non ti uccide, giuro, non ti uccide. Questo vestito che è una puntata che un vestito di paillette veramente pazzesco. Bellissimo, il bellissimo. Problema è che ha una fodera e io ho le tette, quindi si è incastrato tutto. Noi quando facciamo una puntata abbiamo dei tempi molto corti. Niente, avevo il panico, lei che cercava di salvarmi, io che le dicevo strappa il vestito, non me ne frega niente, per cui veramente arriviamo a registrare che non siamo mai serie, come sì. Quando arriva Martina incazzata, non so se si può dire perché è incazzata, lei è quella che mi recupera gli ospiti se arrivano da lontano e quindi dà l'appuntamento fuori dall'autostrada, comunque lei è molto precisa, no? GPS eccetera, l'ospite uno su sei diciamo, sì, ogni no. Tanto si perde.
Martina va fuori dalla grazia di Dio, no, ve lo dico. Più che altro perché abbiamo sempre tutti i tempi contati, quindi giustamente io sono una persona precisa, è vero? Ormai lo sappiamo, lo sapete tutti, sono un po' pignola d'altronde. Sì, però è bellissimo perché è il suo self-control con l'ospite, ma quando arriviamo negli studi che noi abbandoniamo un attimo gli ospiti, chiudiamo la porta, mi guarda e dico, capo, andiamo, muoviti. È bellissimo, veramente, siamo completamente diverse, ma abbiamo una sinergia incredibile. E il tuo fantastico bustino? No, scusa, arrivo. Però bisogna ricordarlo, non respiro, ho troppo caldo, non respiro, aveva il bustino, è sbiancata, ho detto a lei, adesso mi sviene in trasmissione, no, abbiamo... che pesce, devo rianimare anche il capo. Ma vedi che tu sei, no, finita la puntata, mi sono appoggiata alla parete, ho detto fai qualcosa perché sto morendo, cioè, proprio era così, non ce la facevo più, questo bustino, poi, cioè, chi porta il busto, che alla mia età capisce, è un caldo favoloso e lei che comunque è sempre molto English, non ti preoccupare capo, vado a prendere l'acqua, sleghiamo il bustino, però queste cose mi... E quando mi porti i gatti? Capo, non è che te li porto, mi piacciono un sacco, mi piace un sacco avere gli animali qui, ormai, ma piacciono anche a lei, giustamente. Sì, però cioè, devo essere avvisata. Le trasmissioni effettivamente, a parte che vengono seguite anche di più quando abbiamo i vostri amici qua direttamente, però effettivamente il capo ha un problema, è un po' allergica ai gatti. No. E allora glielo devo dire prima che si prende l'antistaminico, se no arriva e dice, oh, c'è un gatto. E io, sì. Sì, no, perché poi ci sono state puntate favolose, che io invito quella col cane, Marti invita quella col gatto. Nelle parti, diciamo, dove aspettano nella sala d'attesa, sentiamo dei rumori strani tra gatto, cane, i proprietari, che è una cosa favolosa. Però tutto questo che non si vede ci fa star bene, perché sì, anche le persone che sono nostre ospiti, no? Poi diciamo, ti sei trovata bene? Sì, ma a parte la puntata, è tutto lo show che è naturale, logicamente non ci mettiamo a fare queste cose, che c'è, quindi anche persone splendide, perché abbiamo conosciuto delle persone eccezionali. Il nostro ultimo ospite, il Furetto, ha fatto un successo incredibile. E tante persone. Chi è che ti ricordi? Possiamo ringraziare veramente chiunque. Come dicevamo prima, abbiamo 3 stagioni, capo, cioè sono praticamente 30, 30 e 15 puntate. Bellissime, cioè dallo yoga col cane all'addestramento, alla pet therapy, al cavallo, al coniglio, all'alimentazione. Ma abbiamo... alla bimba che trova, che prende il cagnolino da una staffetta perché vuole il cagnolino, cioè veramente. Infatti è una cosa che storie bellissime. Che dicevamo prima, appunto, di concludere e di salutarvi, perché ci sembrava corretto ringraziarvi. Andate a guardare anche le puntate vecchie, perché a parte che vedrete dei volti di persone di Loano, Albenga, comunque dei dintorni conosciuti, ci farebbe piacere che cominciate a seguirci, quindi sono solo 6-7 minuti, non è lunghissima la nostra trasmissione, ci hanno spiegato che il web è così, e poi ogni visione, come dice sempre Martina, perché lei è precisa, per noi è visione uguale pappa, quindi guardateci. E credo che poi prendono il vizio, perché dai, non... Vabbè, non siamo così malvagie. Non siamo così malvagie, diciamo. Ne abbiamo viste di peggio. Infatti ogni tanto noi vediamo qualcosa qua e là, poi ci diciamo, però, tiriamo. Dai, no, vi ringraziamo per tutto. Finale di stagione, diciamo così. Ci rivediamo a settembre, puntuali, mi raccomando, andate a vedere le puntate che vi siete persi, perché ce ne sono tante, sono tutte in rete, sia sul sito di Liguria Web TV, sia sulla nostra pagina Facebook, Amici per la Coda. Scriveteci ad amiciperlacoda@gmail.com. Ah, e le puntate sono anche su YouTube, quindi non vi potete sbagliare, andate a vedere quello che vi siete persi. Io ringrazio pubblicamente Martina perché mi sopporta. Martina è stata, no, veramente, quando abbiamo iniziato questa avventura eravamo tutte e due ovviamente all'inizio, però ripeto, ritagliamo questi spazi dalle nostre giornate, da tutto quello che facciamo anche con l'età. Lo facciamo volentieri, lo facciamo perché abbiamo l'opportunità, grazie ad Andrea e grazie a Stefano Mentil, di far conoscere tantissime persone interessanti di questa zona, ma alla fine siamo contente perché siamo riusciti ad arrivare a un obiettivo che non pensavamo. Quindi, quarta stagione, miglioreremo. Chi lo sa, nuovo concorso e poi si vedrà. Grazie. Grazie a tutti. Grazie di cuore.